E buonasera ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono di Vovo 09 ragazzi, oggi siamo ritornati su Formula 1 con la nostra Power Giant ragazzi, oggi faremo il Gran Premio dell'Ungheria ragazzi, vi ricordo ancora ragazzi di iscrivervi al canale, lasciare like, condividere, attivare la campanellina per non perdervi nessun altro video e per il resto ragazzi, buona visione, allora, partenza, cioè... La grid partenza non è proprio delle migliori. Rivediamo È che la qualifica le pioveva, strategie di ragazzi. partenza. Non so se Ottimo avete lavoro, visto. Valtteri Bottas in qualifica gli è valsa la Leclerc pole position secondo, e in seconda Mitzego. posizione c'è Charles Leclerc. Per quanto riguarda il resto della griglia, Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz e Bravo Perez, anche Sainz. Ricciardo, Norris, Gasly e Fernando Alonso, Vettel, Ocon, Yuki Tsunoda e Stroll, Russell, il ragazzo Dai, d'oro, raga, sedicesimo ci Mick poteva Schumacher andare meglio, e no, se Nicolò devo essere Latifi, sincero. Raikkonen, Giovinazzi, Mazepin e No, Marino stato Sato, ultimo. chissà chi, Raga, quale non dei due so come piloti mai, ma riuscirà siamo a prevalere ultimi in oggi. prestazioni veicolo, quindi ci ha superato anche l'Haas. Ora, io e mio papà stiamo cercando di capire qual è il problema della nostra scuderia e cercherò di ordinare i piatti. Dai, ragazzi, intanto però facciamo il Gran Premio. Vai. Madonna, che partenza incredibile. Qua raga, devo subito fare la staccatona però con questo qua davanti. Mamma mia. Madonna, che do una botta Alonso. Buona partenza. Da sedicesimi a dodicesimi. Ush, qua davanti lottano. Volevo andare sull'esterno. Fatto un pochino male la curva. Dobbiamo staccarci il più possibile da Tsunoda. Un attimo, ragazzi. Monza setup, Bahrain setup. Ah, c'è proprio il setup per tutto. Ok, mi devo ricordare di tagliare sta scena, ok. Ok, qua dobbiamo stare attenti. Io, ragazzi, sto curva dell'Ungheria non la so fare. Perché ho sempre paura di andare a sbattere contro qualcosa del dove si entra per i box. Ora qua sono leggermente più veloci di noi. Cercare ragazzi di andare almeno a punti per questo gran premio, perché io raga punto il quarto posto nella classifica costruttori. E purtroppo ragazzi, come posso vedere dalla minima, mamma mia raga, questo per spinnare, purtroppo da come vedo ragazzi nella minimappa Sato è ultimo, mannaggia raga. Ah, ovviamente ragazzi, come ho detto prima, cerco, io ordino sempre i nuovi pezzi, ma il problema è che peggioro sempre in prestazioni veicolo e io e mio papà, come vi ho detto prima, continuiamo sempre a cercare per i setup. Oddio, no, sono andato fuori e ho perso un paio di posizioni. Ok, ci teniamo la posizione su Esteban Ocon. No, manco. L'uso del DRS sarà consentito da questo Dai che giro ce lo fino alla ripigliamo, ce lo posizione ripigliamo, ce lo DRS se ripigliamo. sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Mono, buono. Dobbiamo ripigliarci Tsunoda. Devo stare attento al cordolone. Te
contento qua. Oddio, oh, Conte si matto. Ok, che hai vinto il Gran Premio dell'Ungheria. Vabbè, perché hanno fatto un incidente incredibile. Oh, l'ho fatto sbinnare, ops. E però anche te, cacchio, che mi vuoi pushare come un matto. Bandiera verde. È un po' te lo meriti, un po' te lo meriti. Ok, ci stiamo avvicinando sempre di più a Tsunoda. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Scusa, quando è che la finestra del pit stop? Già, al sesto giro? Ma come? Cioè, al sesto giro, raga, la finestra del pit stop. Dice così, non ha molto senso. Qua raga, sta curva sbinno quasi sempre io, raga, ovviamente non so se ve l'ho mai detto, ma prima che faccia io un gran premio con la poggiante faccio almeno 3 volte le prove a tempo e provo a migliorarmi con i miei giri. Lo faccio con Alfa Romeo, Ferrari e Haas, perché sono le 3 scuderie che hanno motore Ferrari. Quindi, perché io, raga, nella Power Jam in questa scuderia c'ho il motore Ferrari. L'anno prossimo, raga, credo che mi piglio Mercedes. Cioè, anno prossimo, la prossima stagione della Power Jam mi piglio, mi sa, Mercedes. Però, raga, sto notando che sto un pochino perdendo su Tsunoda. Perché prima era un secondo, cioè ora invece è a 3 secondi. Quindi non so. È un pochino l'auto, raga, che secondo me perde. Perché sono le prestazioni un pochino scarse. Distacco dall'auto davanti, 3,6 secondi. 3 secondi? Ancora. C'era qualcosa che... Ci sono delle curve, secondo me, raga, in cui perdo. Secondo me... No! Vabbè, ora qua ho perso io. Perché sono andato fuori. Ma c'è, raga, qualche curva proprio precisa che mi fa perdere molto tempo. Provo, raga, ad andare in box in questo giro. Provo una tattica diversa, no? Che potrebbe magari farmi segnare un paio di punti. Oddio, che... No, sono un pirla, raga. No, raga, sono un grandissimo pirla. Ora puoi rientrare ai box. No, raga, ma veramente? Non sono andato ai box per una pirlata? Ah, motore. Vediamo come siamo messi. Non ho niente di usurato al momento. Molto bene. Ok. Raga, c'è qualche curva in cui io perdo. Per forza. Ah, è sia la macchina, perché prestazione veicolo siamo ultimi. Ma no, cioè, non può essere tutto, raga, per colpa della macchina. C'è qualche curva in cui io perdo. Per qualcosa che io non so. Cioè, al momento sto facendo tutte normali. Box. Il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine. Questa volta cerchiamo di entrarci, eh. Ok. Vai. Oh, tutti i box.
Oh, bandiera gialla. Mazepin. Che novità. Stava per sbinnare. Dai, esco davanti dietro Russell. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Cerchiamo di non romperci l'ala qua subito. Mamma mia. Ah, che brutta ripartenza che ho fatto. Ora fanno tutti i box. Dai. Praticamente fanno tutti. Vai. Spingi. Vai. Quella massa, raga, che ci abbiamo qua davanti, mi sa ce la pigliamo tutta. Salto box. No, mamma mia, raga, che rischio. Mamma mia, ci pigliamo Russell in una maniera a dir poco incredibile. E Russell, c'è Russell, Sato, esce anche abbastanza bene, raga, dai box. Però se te verde. C'è ancora un po' di gente che va in box. Oh, attenzione, colpo di scena. Oh, raga, qualcuno deve ancora andare in box a quanto pare. Giovinazzi. Forse l'Alfa Tauri non riesco a prendere, però l'Alfa Romeo sì. E no, la Aston Martin no, mi è già volata via. Anche Alfa Tauri. No, forse manco l'Alfa Romeo mi prendo. No, sì, questa me la prendo perché è appena entrata nel box. Ok. Buono. Vai, in pratica le posizioni non sono cambiate perché ero 13° prima. Oh, c'è una Williams ai box. Attenzione. Ancora 9 giri, ma veramente. Dalla vettura davanti è 8,5 secondi. Oh, comunque sempre, è sempre Tsunoda quello che mi devo pigliare. C'è pure prima che dovesse andare box, anche lui era quello che devo prendere. Qua sono andato fuori, anche qua un pochino. Ah, c'è qualcosa che non va, raga. Sono da prima un attimo fare 8 secondi, adesso è a 9.
No, raga, c'è qualcosa che non va. Ci sono due possibilità, o è l'aerodinamica o la resistenza. Perché telaio molto propulsore non c'entrano quasi niente, raga. Un attimo, raga, che... Sto facendo un attimo un video, però tranquillo, cioè questa parte la taglio. Ok, ricomincio il video da 3, 2, 1. Raga, un attimo, scusate se un attimo ho fatto un breve taglio perché è appena entrato Auri nel party, se vuoi anche salutare. Bella. Sto facendo, raga, sto facendo Auri il gran premio dell'Ungheria con la Power Giante, cioè, allora, sono ultimo in prestazioni vigoro, te sai magari come aumentare? Perché io, cioè, io continuo a ordinare pezzi, cioè, dalla prima gara ho sempre ordinato soprattutto aerodinamica e resistenza, perché è molto propulsore, telaio, cioè, praticamente non servono a niente. Io ordino, cioè, tutto quello che riesco. E anch'io, prima il problema appunto, è che io sono ultimo. Se c'è cose normali devi ordinare, cioè, tipo prestazioni, non lo so, normale, devi ordinare quello in cui è normale, oppure basso. Ma il problema è che ce l'ho io tutto alto, ciò. Allora non lo so. C'è un morale tutto alto, molto strano. Cioè, perché io qua, nella carica stiamo facendo noi due, ordino, cioè, sempre nuovi pezzi appena riesco. E boh, cioè, sono normale come prestazione di veicolo. Quello che dovrei essere. La vettura dietro di te sta raggiungendo, guadagna 5 decimi a giro. Alcune informazioni su Raikkonen. Sembra che abbia un problema. Raikkonen ha un problema? Tredicesimo, ma cioè, perdo 5 decimi dall'auto che mi sta che mi sta dietro. Pizzino da un attimo fa mi stava 5 secondi, ma mi sta 9. Cioè, c'è un problema per forza. Tsunoda è quello davanti a te, giusto? Sì, sì. Più anche il mio compagno ora, cioè, perché se non, non, se non va la mia... un po' rotto. No. Tutto normale, cioè, pure il motore, cacchio, è tutto verde. Cioè, è ancora il primo di Power... è la prima Power Unit questa. Boh, strano. Le gomme... più c'ho ora strolla attaccato. No, gomme nuove, perché sono andato box 17, 15, 11, 13. Magari la leggermente danneggiata. No. Magari, ma tutto verde. Fra, io so distinguere il verde, quello lì, dall'ala danneggiata, sì, quello normale. Ma non è proprio quello. È che a volte magari hai tirato un colpettino al muro e non ti mette neanche alla danneggiata, però un po' perdi. Guarda ora come mi piglia Stroll. E perdo un sacco. Sembra l'AS del 2020. Anche del 2021. Anche. L'AS di sempre. No, vabbè, 2018 sono quasi arrivati quarti. Davvero? Cacchio, quinti erano arrivati. Sì, se non fosse stata per la Renault. Avevano anche piloti migliori prima. Anche. Beh, Grosjean, Magnussen, Hulkenberg e Sainz non erano il massimo. Cioè, Hulkenberg era un veterano della Formula 1. Poi Sainz è nuovo, Grosjean e Magnussen abbastanza vecchi invece. Eppure, cioè, facevano un sacco di punti. Mazepin nuovo e fa schifo. Schumacher
Schumacher è decente, diciamo. Sì, Mazepin cacchio, cioè l'unica cosa che sa fare nella sua vita è sbinnare. Rispetto a Mazepin, Dio santo. Tutti, cioè pure io se vado a guidare l'Ash, sono più forte, diciamo. Di Sainz. No, di Mazepin. Ma quello lì non ho dubbi. Ecco, ora magari... per esempio sto lottando con Stroll. Madonna, ma questo qua è matto, cacchio, ma mi ha preso la ruota di dietro. Stava anche per sbinnare. Sarebbe stato il secondo. Ho già fatto sbinnare Ocon. Mi sono vendicato perché non so se lo sai, ma questa stagione in Ungheria ha vinto Ocon qua. Non so se hai visto il ma boom, ma non lo sai. Cioè, non lo stai facendo adesso? Cosa? Ungheria? No, intendo nella vita reale. Ah, è vero, certo. Con quel casino incredibile che c'era. Mazepin, poi che si rompe la gomma ai box. Cioè, un genio. Ma gli era anche un po' colpa dell'altro, non so. Raikkonen. Esatto, non so che. Che poi non so se l'hai visto, ma ha fatto anche il giro veloce, Raikkonen. Boh, c'era un momento in cui ho visto Raikkonen con... sì. Però il giro veloce non ce l'aveva. Gliel'han tolto. È già tanto che abbia fatto il giro veloce con l'Alfa Romeo. In quella macchina scrausa. No, che poi là ha avuto un'opportunità incredibile per andare a punti. Mick Schumacher quanto è arrivato? Dodicesimo. Beh, praticamente perché cioè, no, davanti, esatto. C'è dietro solo Giovinazzi e tutti quelli là che hanno fatto un incidente incredibile. Umiliato da Schumacher. No, non resterà in Alfa Romeo. Ma sicuro. Io spero di sì. È sicuro. E chi è che viene secondo te? Un nuovo pilota di Formula 1, insomma. Ma spero che almeno sia un altro italiano almeno. Ma va. Beh, cioè, è già tanto se ce n'è stato per un po'. Non c'era più un italiano dal 2011. In Formula 1. È tantissimo, è 11 anni. Tanto qua ragazzi ho ancora un paio di giri. Però non posso mettermi 18 giri in Ungheria, cacchio, lunghissimo. No, Ungheria è corta. Ma per me no. Quant'è che dura un giro 1.30? 1.30. Allora ci sta 18 giri. Ma mettimi almeno 14, cioè, come il Bahrain. Ma il Bahrain è un... è un po' più corta, cioè in realtà si fa in circa 1.20 il Bahrain, se non è che lo faccio a lenti. E anche l'Ungheria si fa un po' più veloce. Intanto sto facendo le prove a tempo per il Canada. Quello del prossimo Gran... esatto, Canada. Io sto facendo un po' di prova a tempo. Ma perché noi ragazzi abbiamo una carriera di giocatori, io sono nella Williams e lui nell'Alfa Tauri. Cioè quanti gran premi hai vinto? Hai vinto Bahrain. 3 gran premi. Azerbaijan e cos'è che hai vinto? No, Bahrain, Portimao e Azerbaijan. Portimao hai vinto Portimao? Yes. È vero, è vero, io lì avevo la penalità e la rotta. Sì, ma cacchio, non ho fatto niente, cioè, appena è boh, così, a caso. Sono a meno 12 da Super Max. Dalla leader Max, 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 Super Max, 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 Super, Super Max. Non è facile il Canada. Non è così facile. Ma io lì, secondo me, posso andare a punti. Se non ti va di sfiga come le altre volte. No, come tutte le altre volte. Il Bahrain quanto era arrivato? Undicesimo. Ultimo. No, sì, tredicesimo tipo. Boh, dopo controllo. Poi vabbè, Monaco, cioè non parliamo, noi ci ritiriamo sempre lì. Monaco... Monaco è Monaco. Monaco è troppo difficile.
Infatti lì dove ho perso un miliardo di punti su Max. Perché lui ha vinto e io ho ritirato. Ma te, ma cosa punti? Beh, a sto punto vince il mondiale. E classifica costruttori qualche posizionamento punti? Podio, 100 terzi. Tutto fatto tutto io, Dio santo. Beh no, se anche così ha fatto un paio di punti. Cioè devo competere da solo in pratica contro la ultimo giro, raga. Dai, almeno una tredicesima posizione sono stati portati a casa. Comunque su Stroll ho guadagnato un botto, cioè 7 secondi. L'ho distanziato di tantissimo. Attenzione che doppiano tra poco. Oh, Stroll si piglia Schumacher. No, ma Schumacher a punta, no, undicesimo. 14esimo. Ma come? Stroll è dietro ancora. Sì. Pensavo ce l'avessi da. Vince Bottas il Gran Premio dell'Ungheria. Per niente realistico, Bottas che vince. Sì, infatti. Ha vinto solo Turchia quest'anno. No, aveva vinto anche. Ah no, sì, vero. Non vinceva dal Gran Premio della Russia dell'anno scorso. Russia, si dice. Russia. Mamma, si spinge. Sarà la pista la che spinge. Mamma, si spinge. E chiudiamo ragazzi il Gran Premio dell'Ungheria con una tredicesima posizione che guarda, a me va più che bene, cioè. A me no. Al tredicesima posizione ci sta. Potevo forse raga puntare un po' di più se non avessi l'auto un po' scrausa. Pilota del giorno, ragazzo d'oro, Sirius. Che ragazzo d'oro? Io, Jim. Quanto è ripartito? Sedicesimo ero. Podio per la Ferrari di Charles Leclerc e Supermax terzo. Quindi Hamilton non è andato a podio. Quanto è arrivato? Hamilton sta morendo. Sesto addirittura. Non sarà bravo in Ungheria, hai qualche problema. Poi Sato ventesimo. Prestazione fenomenale. Alonso quanto è arrivato? Decimo. Porco duro. Coccodrillo. Cosa vuol dire visualizza Highlight? Ah, è una specie di riassunto. Che figo. Già sta. E ragazzi, che questo video del Gran Premio dell'Ungheria della nostra Pavoggiante, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!